Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi finalmente, signori, pronti per partire con Modern Warfare 3, con la campagna giocatore singolo che andremo a vedere in compagnia. Siamo su PC come potete ben vedere, per i settaggi dobbiamo ancora vedere, per il momento ho lasciato quelli consigliati, poi vediamo come andrà in game. Signori, perdonate il ritardo, so che c'era l'accesso anche, io avevo l'accesso anticipato per la campagna, ma come detto, visto il rimaneggiamento dello studio ho dovuto fare un po' di lavoretti, quindi siamo un po' in... in ritardo, ma va bene signori, va bene, pronti a partire. Mi raccomando signori, come sempre supportate questa seriozza con like, condivisioni e commentini. Mi raccomando ragazzi, commentate sempre, che è un modo per supportare questi video. Al signor YouTube piace, oltre ai like anche i commenti, vede un po' come interagite, quindi interagite come se non ci fosse un domani. Alfa, torniamo in superficie. Bersaglio in vista, fase 1 completata. Darli conferma, tutto pronto. Ricevuto, passiamo alla fase 2. Pattugliatore ore 2, immergiamoci. Eccoci, eccoci. Arrivo, arrivo. Va bene. Ci afferriamo? Si aggrappi, caro, si aggrappi. Allora. Sì, sì, un attimo, fammi... Poi ci ricasca, non testa, eh. Ora saliamo. Poi come detto le impostazioni devo un attimo vedere sia video che controlli e quant'altro. Però per il momento ci buttiamo subito nell'azione. A tutti, Alfa in posizione, d'apporto. Bravo sulla zona di lancio. Darli in attesa. Visore su, luce strobo attiva. Arrivo, arrivo. Sì, sì, ci mancherebbe altro. Ricevuto, muovetevi. Seguo lei, Uccidilo. Bravo in arrivo. A tutti, bravo in campo. Avanziamo. Io seguo te, Facciamo, pronti? Affermativo. Mi fido. Con la fase 2. Ok, Roger. Vado io? Affiduci, io busso e tu chiedi chi è. Porta chiusa. Ok, ci penso io. Bravo, hai visto? Che alla fine noi non sappiamo scassinare. Che dobbiamo fare? Tutto libero. Scendiamo le scale, lato sud. Voi la state giocando la campagna, come detto, questo è in accesso anticipato, ma... Movimento nel piazzale. Sì, un attimo. Possibile trasferimento di detenuti. Non è lui, con me. Aspettiamo che Charlie dia inizio ai giochi, poi andiamo alla botola nel cortile per entrare. Lo aspettiamo qui. A
tutti, Alfa in posizione. Ricevuto, Bravo pronto. Ma il ti posiziona? Ok, lo piazza qua. Ma scusa, ma inizio. Ma quelli? Scusa, c'avevamo quelli di lato. Che fa? Tu parti a sparare a quegli altri. Devo vedere pure. La sensibilità mi sembra un po' altina, però. Poi vediamo. 2-1, radunarsi alla botola per l'ingresso. Arrivo. Aspettiamo alla botola, 2-1. Sto qua, sono io 2-1. Nemici in arrivo, dentro. Vai, botoliamoci. Condotto dell'aria, attendere. Vado? Mi inzippo, eh? A tutti, facciamoci sentire. Bravo, stacca la corda. Ok, blackout 3, 2, adesso. Magari facciamo così. Ah no, non lo possiamo mettere il visore. Ah, adesso sì. A tutti, okay. Bravo alle chiavi. Ricevuto. Puntate solo le guardie. Usate i prigionieri come copertura durante la rivolta. Sì, ricevuto. Ok. Solo le guardie. Libero. Altre... Aspetta, però un attimino, perché l'audio mi sembra un po' troppo alto. Volume generale va bene. Mostra di più. I dialoghi ok, magari abbassiamo un pochino gli effetti perché secondo me è tutto un po' troppo sparato. Musica anche così. Ok. Nelle celle sul lato sinistro, falle fuori. Lato sinistro. Aspetta. Resta in alto. Colpisci quelle torce. Roger, apertura blocchi da 1 a 4. Libero, controlla le prossime. Vado. Le guardie sanno dove siamo. Bravo, apri le celle del livello 2. Ricevuto, apro. Vai. Ah, l'hanno viato loro, vabbè. Ok. Ma gli devo dare una mano? Arrivo, eh. Cioè stiamo a liberare tutti? Aspetta, sto a ricaricare, biondo. Libero. Blocco libero, scendiamo. Ok. Stiamo accorti, eh. Attenzione, ma qua una bombetta? Occhio dove stai, 2-1. Prigionieri morti non possono ribellarsi. Giù, 2-1. Ma perché l'ho... Ah, ma io non credo di aver piato quello, eh. Mo non vorrei di niente. Dai. Alfa si sposta al sottolivello X4. Addirittura i materassi. 55. Sapete voi qual è? Posso. Evita i prigionieri, 2-1. Per ora ci serve. Sì, ma non sto più ai prigionieri. Che cazzo vuoi? Guarda questo. Contatto. Aspetta. Libero. Ok. Ma noi che altre. Ah, ok. Devo provare la mitraglietta un pochino. Alfa si sposta al sottolivello. Prendiamo il nostro uomo. Arrivo, eh. Pronti a irrompere. Carica piazzata. Alfa sul bersaglio, in attesa. Venga.
Avanza verso la luce. È passato così tanto, Ivan. A tutti 627 identificato. Ok, apertura 627. Un piano perfetto. I piani dipendono dall'esecuzione. Questo è solo l'inizio. A tutti ce l'abbiamo, 30 secondi. È un vero onore per me, comandante Makarov. 6 anni. 22 giorni e 4 ore. Piacere di vedervi entrambi. Ciò che ha fatto dalla sua cella è la punta dell'iceberg. A tutti, qui parla il vostro comandante, Vladimir Makarov, designazione capo Tsar 9-0. Sono al comando. Passare alla fase 3, chiudo. Con me. Noi siamo il tipaccio dalla faccia. Confido che il piano d'estrazione sia valido. Sì, comandante. Saliamo con l'ascensore e usciamo dall'ingresso principale. Charlie sarà posizionato sull'altro lato del ponte. Mi prova pure il metrino. I piani semplici funzionano. Di solito, eh. Se fa lui. Contatto! Andiamo! Vi faccio. Andrei, equipaggiamoci e andiamo. Sì. No, allora, questo mitralino mi sa che mi garba in realtà. Il pompazza. No. Vado io? Sfondo. Vai, vai. Ok. Libero. Alfa 2-1 a Charlie. Capo in sicurezza, procediamo all'estrazione. Attendere. Alfa 1 nell'ascensore. Capo al sicuro, siamo pronti per l'estrazione. A tutti, superficie pericolosa. L'area scorta, truppe nemiche. Ricevuto, attendiamo. Le guardie hanno bloccato Bravo lassù. È meglio aspettare. Tra poco arriveranno i prigionieri per distrarre le guardie. Allora agiremo. Aspettare è più rischioso. Andrei. Chi ha il potere nel Gulag? Le guardie? O i prigionieri? Nessuno dei due. Nessuno. Sì, Andrei, bravo. Il potere è di chi se lo prende. Hai visto? Abbiamo studiato, bravo, grazie, caro. Gentilissimo, insomma. Ecco. Vediamo come va a finire. Perché noi col mirino siamo un po' così, un po' creativi. Richiedo fuoco immediato sulla torre nel cortile. Mi ricevete? Ok, ok. Qui Raptor, bersaglio acquisito. Attenzione là sotto. Ricevuto, attacchiamo. Attacchiamo fino a un certo punto, perché qua. Colpi partiti, fast 2. Diretto, bersaglio distrutto. Al tunnel, okay. È il nostro punto d'uscita. Vabbè, questo è da zone più strette, però siccome quell'altro. Ivan, dovevamo distruggerlo quando ne abbiamo avuto l'occasione. Non si preoccupi, sta puntando i prigionieri. Ho dato una mano, Buon rendere. Aspetta. Ammazza. Con quelle cattiverie. Nemici all'eliporto. Oh, vabbè, ho sparato a quello che è passato, però. Non è stata voluta come cosa. Vai.
Ma ce ne sta uno qua. Ma scusa. Eliminiamo quei nemici e andiamocene. Raggiungete il quelle... Azione evasiva da panico. Merda. Bravi. Ho finito le munizioni però. Però mi sembra una buona arma, per quanto andiamo. Probabilmente non ritroveremo più le munizioni di quella, però vediamo. Apri tu? Merda. Vai. Charlie doveva occuparsi di quell'elicottero. Se era un problema avresti dovuto occupartene. Segui la scogliera fino all'acqua. Le nostre barche vi copriranno. Tiratori sui muri. Ignorali. Raggiungiamo le barche. Andiamo a cannone. Ai. Madonna. La scogliera qua, se non sapevamo dove stava precisa, ci avevamo piata nel culo. Vai, Andrei! Ti ho preso, signore! Via, via, via! Devo la vita, comandante. Qui non abbiamo debiti, soltanto lealtà. Lealtà incrollabile. Trenta secondi al lancio. Attenzione, con quale baffo. Per buffo ci sta sempre. Watcher 1, Bravo 6. Watcher a Bravo, passo. Laswell, qui sei. John, Makarov è fuori. Ripeti, Laswell. Makarov è fuori. Si sta spostando, John. Annullare. Invertire la rotta. Invertire la rotta ora. Shadow 2, capo Kilo. Sono al porto. Confermo quando il carico è nelle mie mani. Attendere. Ricevuto, Kilo. Procediamo? Pare di sì. Questo può cambiare tutto. Speriamo di non doverlo fare. In tempo, how will I come? Stai in ascolto. Ricevuto. Vediamo se sarà figa la campagna come quella di Modern Warfare 2, che in realtà è... ci è garbata, ci è garbata. Rivediamo naturalmente un po' tutti i personaggi. Ho fatto come mi hai chiesto. I container sono al sicuro. Al porto non c'è nessuno a parte noi. E alla baia? La baia è chiusa da ieri. Bene. Farah, so che non mi riguarda, ma... Su, dimmi. Il carico è molto potente, non è vero? Sì, lo è. Dopo molti anni in Urzikstan c'è di nuovo la pace. Ora siamo liberi. Per favore, fai in modo che le cose restino così. Siamo tutti con te. Sì, te lo prometto. I container si trovano... Dina! Cazzo! Cazzo! Stanno sparando da più posizioni.
posizione. Ricevuto. Resta in posizione. Shadow 1 a Kilo. Mi ricevi? Kilo. Qui Kilo. Missione con libertà d'azione. Dina è morta. Connie, sono dappertutto, comandante. Ma non ho altre armi? Stanno puntando ai missili. Non possiamo permetterglielo, Farah. Mi servono armi. Cerca dei container con lo stemma Shadow. Prendi quello che ti serve contro Connie. Non stavate trasportando solo missili? Per tua fortuna molto di più. Ok. Ah, ce li segna? Perché io stavo a cercare di leggere. Sono al container. Capito. Quello allora, vedi. Ti servirà, ma hai davanti un esercito di Connie. Non gli permetterò di rubare quei missili, costi quel che costi. Paracadute, avremo bisogno di aiuto. Vediamo. Comandante, ho dei tracciatori GPS sulla mia nave. Se li piazzi sui missili, non li perderemo di vista. Devo ancora trovare i container. Dina avrebbe saputo dove trovarli. I manifesti saranno nella capitaneria di porto. La torre. Affermativo. Ricevuto. Quante piastre possiamo mettere? Tutte e due una alla volta? Ok. Allora. Scusa. Ah, una sola di queste? Beh, scusa, non vorrei dire, ma. Adesso vorrei usare la mappa tattica. Allora. Secondo me l'hai proprio fottuto. Copertura saltata. Cazzo. No, come fanno a sapere dove stavo però? Hanno quello che ci serve. Datti una mossa, Kilo. Ah, no, ho sbagliato. Non ho. Non ho calcolato che ero convinto fosse silenziato pure questo. Invece era l'altro silenziato. Errore mio. Ho capito, mi devi dare un attimo però perché ho fatto un macello qua. Merda. Mazza se ci affilano sti fidi della mignotta a lanciare bombe. Bell'attacco, Farah. Ok. Allora. Scusa, mi spara e se gira questo. Connie non deve portare via quei missili. Trova il manifesto e i tracciatori, Farah. Mi avvicino alla torre del porto. Ok. Interessante. Ti stanno cercando. Allora. Lo so, però. Potremmo puntare direttamente ai missili. Con il GPS non li perderemo. Ricevuto, nessuna ritirata, nessuna resa. Come dicevo, mi piace il tuo stile. Allora. Abbiamo lasciato il drone della ricognizione, scusa. Una visuale migliore. Bel colpo. Posso usarlo da qua, no? Come funziona? Cerca un manifesto nella torre, i tracciatori sono sulla nave. Diamoci una mossa. Ok. Figata, scusate, io nel mentre. Ma poi ce li tiene segnati? Penso di sì.
E se no che cazzo ci faccio col drone? Hanno un JLTV attivo. Se ti vedono ti attaccheranno. Prendi i tracciatori GPS e il manifesto di carico. Fa presto. Connicela con te, Farah. Resta nascosta. Conni va a caccia. Sì, ma io mi sto a divertire. Non mi metti rombi coglioni. Vedi qualcuno dei miei? Negativo. Non è quello che volevo sentire. Là dentro c'è attrezzatura. Allora. Ah, scusa, io sto facendo occhi aperti. Con stile. Buon nemico. Davvero splendido. Dobbiamo prenderci quei missili e recuperare il manifesto e i tracciatori. Mazza, però questi pressano, eh. Cioè, te puoi divertire un attimo a sparare a destra e a sinistra che subito non rompi i coglioni. Nella torre! Cerca nell'ufficio principale, secondo piano, se non erro. Ogni è in massima allerta, vogliono farti il culo! Troppo pressing, però, eh. Ma più che altro degli alleati, non dei nemici. Ok, allora. Rimettiamo la piastra. Cerco il manifesto! Cerca nell'ufficio di Dina, secondo piano. Potrebbe essere lì. Allora, ufficio di Dina, ce l'abbiamo scritto da qualche parte, nome e cognome. Perlustrano l'aria, non farti sentire. Ti hanno beccata! Nonno. Ma mi hanno beccata, va bene, sono armata e pericolosa. Vicino. Cerca nell'ufficio principale, secondo piano, se non erro. Oh... Questi sono uffici un po' più barboni, mi sa, non vorrei di niente. Ok. Ma secondo piano lui intende piano terra, primo piano e secondo o... no, perché... Secondo piano, vado a prendere il manifesto dell'ufficio. Vedi. I direttori portuali sono organizzati, avranno tutto sulla scrivania. Sì. Danno la caccia. Stai giù. Sarà questo. Comincerei dalla scrivania. Il manifesto magari è lì. Ho il manifesto 1. Eccellente. I tracciatori GPS sono sulla nave. Va a prenderli. Ok. Allora, queste... devo essere onesto, a me questi qua non mi piacciono tanto, sti mitraglioni. Va bene, facciamo una cosa. Copertura saltata. Resta nascosta. Conni va a caccia. E aspetta che voglio... Ah, ok. Se non possiamo salvare i missili dovremo tracciarli. Prendi quei tracciatori. Devi stare un po' calmino perché io qui mi sto divertendo, eh. UAV. Un occhio nel cielo, unico modo per volare. Beh, UAV proprio. Partito. Beh, sulla nave c'è tanta gente, quindi apparentemente. Nemici sulla nave. Io vado giusto? Cioè vabbè, quelli li posso lasciare pure là. No. Nemico.
Ok. Davvero splendido. Allora, dalla nave ci salto da qua sopra, penso di sì. Cacciatori, non potremo più recuperare i nostri missili. Aspetta che... Bell'attacco, farà. Farà le gambe e via, no? Allora... Ah no, qua non posso. Cavo di risalita. Vai. Meno da qua. Abbiamo una visuale migliore. Allora, in linea teorica io avrei... I tracciatori sono il solo modo per riprenderci i missili. Sali sulla nave e trovali. Sono sulla nave. Piano, piano. I tracciatori saranno nella sala di controllo, in plancia. Sei nella merda, hanno dato l'allarme a tutto il porto. Non ce ne frega niente. Quasi alla plancia, i tracciatori saranno vicini. Controlla sul tavolo, saranno lì. Ti dirò. Non è ottimale per le zone chiuse, ma lo voglio provare. Chi che mi sta sparata là? Piato? Mi sa di sì. Spara? Ok. Scusate, ma... Come detto, io mi sto divertendo, quindi... Che dacci? E boom, la fio della mignotta. Ancora lì? ancora lì. Qualcun altro? Dai, fatemi... E fatemi divertire. Ma guarda questi... va bene, sì, proseguiamo, signori. Don't worry, ma... Cambio di equipaggiamento. Ah, ti fa proprio... Tattico, guarda, una flashbang qua che possiamo mettere. Quelli che abbiamo sbloccato, penso, sì. Ti danno la caccia, stai giù. Va bene. Allora... Metà dei morti erano manovali di Dina. In Urzikstan non c'era più questa violenza. Connie l'ha riportata. Il gruppo Connie è pieno di criminali di guerra, Farah. Aspetta. Quelli non risparmiano i civili. Ok. Uno, i tracciatori GPS. Graves, ti trasmetto le informazioni dal manifesto. Ricevute, le incrocio con i numeri dei nostri container. Bene, piazziamo quei tracciatori sui missili. Controlla le gru, staranno caricando un altro di quei container. Ok, bello, guarderò dappertutto e li troverò. Capochilo a 3-1, situazione? Li stiamo trattenendo, ma hanno rinforzi diretti verso di te. Ci penso io. Mantieni la posizione, Alex. Mi servi vivo. Anche tu, Kilo. Ecco, chiudo. Allora. Noi adesso... Sì, è uno qua e uno di là. Sono abbastanza lontani. Chi lo ha lasciato? Connie ha trovato un nostro container. Lo sta prendendo. Merda, un missile è perso per sempre. Ne restano due. Se i missili andassero nello stesso posto, potrei ancora tracciare. Il colpo, Kilo! È un grosso 6 kilo. Speriamo. Avanti, Farah, dobbiamo scoprire dove quei Connie vogliono portare i nostri missili. Eh sì, che cazzo. Connie ce l'ha con te, Farah. In movimento! Il container è in alto. Hai proprio potuto. Bello, ci piace.
Che sono bravi. Tacci vostra. Per lo stranulario, non farti sentire. E mi salgo da qua. Ah, in realtà potevo usare sempre il cavo, aspetta. Siamo prima. Arriviamo giusti giusti. Tracciatore sul container. Ottimo, ora corri al secondo. Quelli non mollano. Non è qui in forte. Chiunque li stia finanziando le spese. Infatti. Dov'è questa persona? Lo scopriremo. Non ci riesco a beccare da qua. Sì. Nonna si spinge. Vado al prossimo. Cazzo. Non è vero. Sì, però se non mi posso divertire, giovani. Ma dovete far asfissiare un po', che cazzo. Qua nel mischione, vai. Connie va a caccia, occhi aperti. Anche io vado a caccia. Quasi al secondo container. È molto, no, quasi stiamo qua. Oh, scusate, me la sono presa comoda, però dovevo provare un po' di sparacchiate. Connie se ne va con i missili. Ricevuto. Hai fatto quello che dovevi fare. Adesso fai anche il resto. Ecco, mi ricevi? Forte e chiaro, Farah. Connie leva le tende. Ha avuto quello che voleva. Possiamo ancora farcela. Non è finita. Ecco Achilo. Ci sei? Affermativo. Vieni. Roger, sto arrivando. Mi dispiace, Dina. Pagheranno per questo. Lo giuro. Comandante. I missili dovevano essere un deterrente. Per imporre la pace. La guerra riesce sempre a tornare qui. Non se ne va mai. La Russia vuole il paese. Non può averlo. E adesso? Ora seguiamo il container. Vengo con te. No. Tu occupati dei caduti e avvisa i nostri. La Russia è di nuovo in Uzbekistan. Qui la Shadow Company si è impegnata. Vorrà la sua parte. Vero. Ma prima devo contattare qualcun altro. Milena. Bentornato. Vladimir. Ci hai dato un esercito. Soldi ben spesi, per la tua causa. Compagni, siamo ancora insieme! Per i vostri sforzi, in mia assenza e il successo di oggi, io vi ringrazio. E vi punisco. Ivan, so che non ti sei fidato del mio piano. Hai perso tempo. Del tempo prezioso. Il tempismo è tutto. Comandante, con tutto il rispetto.
bisogna sempre ammettere i propri errori. Andrei, hai dimostrato quanto vali. E da ora sei il mio secondo. Grazie, comandante. Fratelli miei, anche se non ero qui, sono sempre stato con voi. Da allora i nostri nemici sono più forti. L'ULF ha ripreso il controllo dell'Urzikstan. Ora è il momento di mostrare loro cos'è il vero potere. Una battaglia di percezione. Le bugie volano, la verità striscia e basta. Controlla il pensiero della gente e controllerà il mondo. Questa è la nostra arma. Sarà il nostro strumento di guerra per ridare gloria alla Russia! La vera Russia! L'Occidente e le sue amate scelte ne avrà solo una. Reagire, stando ai nostri termini. Ogni secondo conta. Quando è fuggito, Makarov ha attaccato su più fronti. Il gruppo Koni ha colpito il porto dell'Urzikstan prima dell'alba. Farah era lì. È ferita? Negativo. La sua squadra ha subito delle perdite, ma è Koni che ha avuto la peggio. Ben fatto, Farah. Che hanno preso al porto? Un carico di missili americani. Koni ha i suoi missili. Cosa vuole farci, Makarov? Dobbiamo scoprirlo. Li sto rintracciando. Quando li troveremo, agiremo. Prima hai parlato di più fronti, Laswell. Dacci un bersaglio. Le forze di Koni stanno convergendo su una centrale nucleare proprio adesso. Una centrale attiva? Abbandonata dopo la sconfitta di Barkov. E cosa cerca? Scopritelo voi, ragazzi. Ok, Ghost e io ho la centrale. Sopra Gas, occhio al perimetro. Se vuole un'arma nucleare, lo fermeremo subito. Ricevuto. Diamoci da fare, bravo. Un minuto! Pronti! La cassa è pronta! Se dovesse servirci, useremo quell'attrezzatura. Servirà. Rampa! Secondi! Quota di apertura 600 metri! Proprio al limite! Come sempre! Vediamoci al punto di raduno! Sì! Pronti! Via! Beh, un paio d'occhialetti ci volevano, comandante. Se no qua, aspetta. Là. Ok. Watcher 1 Bravo, monitoraggio attivo. Attenzione, Koni ha 3 elicotteri a terra. Posizioni marcate con fumogeni arancioni. Mettiamoci un po' più. Affermativo. Quegli elicotteri sono i bersagli primari. Distruggeteli e potremo arginare questa minaccia. Roger, mi muovo per fornire copertura. Ok. Ragazzi, però, ci fermiamo qui. Fermi. Ci fermiamo qui, ragazzi, perché se no andiamo troppo per le lunghe. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, state sintonizzati anche sul secondo canale dove arriveranno e stanno arrivando altre seriozze. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.